Ben ritrovati, nuovo appuntamento aspettando il Salone del Risparmio, ormai mancano poche ore, all'inizio della Tre Giorni, patrocinata da Assogestioni, 18, 19, 20 di aprile all'Università Bocconi di Milano, per incontrare i gestori più grandi, più esperti del risparmio gestito in Italia. Nelle nostre tappe di avvicinamento ne abbiamo incontrati diversi. Oggi siamo in compagnia di Luca Tenani, responsabile della distribuzione di Schroders in Italia. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie, grazie a lei. A tutti i telespettatori. E allora, il Salone del Risparmio del 2012 sembra dover raccontare un mondo completamente diverso solo a un anno, diverso rispetto a un anno fa. Quali sono i messaggi che vi aspettate possano emergere da questa Tre Giorni? Ma il tema, il Salone del Risparmio, è di fatto dà indicazioni su proprio quello che vuole essere il risparmio e nelle nuove connotazioni. È di tutta evidenza che la fase di recessione che stiamo vivendo, soprattutto qui in Italia, ha comportato una forte riduzione della capacità di risparmio degli italiani, che è sempre stata notoriamente molto alta. Quello a cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo è una forte concentrazione del risparmio in liquidità, e la liquidità, come purtroppo non tutti sanno, alla fine porta a un decremento del valore se consideriamo poi quello che è l'erosione del potere d'acquisto legato all'inflazione. Quindi quello che io mi aspetto all'interno del Salone del Risparmio è che ci sia, se vogliamo, una maggiore diffusione, un maggiore acculturamento su come fare veramente risparmio, concetti quali la diversificazione, concetti quali il risparmio per il lungo termine, sono concetti che mi auguro vengano fuori, emergano in maniera forte durante il Salone. Il tema della cultura finanziaria, se ne parla ovviamente da tanti anni, ma in un momento di difficoltà per le tasche dei cittadini come questo, forse riveste un'importanza ancora maggiore. Penso ad esempio al grande tema della previdenza, in cui veramente l'orizzonte spostato a lungo termine può e probabilmente dovrà fare la differenza in futuro. Sono d'accordo, ed è vero infatti che la percentuale di utilizzo dello strumento Fondo Comune di Investimento nel portafoglio degli italiani è tutto sommato piuttosto buona ed è in linea con quello che è la percentuale in altri paesi europei come la Germania o la Francia, addirittura più alto rispetto ai paesi anglosassoni come può essere la Gran Bretagna. È di tutta evidenza invece come l'istituzionalizzazione del mercato, quindi il risparmio indirizzato verso temi più previdenziali, sia ancora in Italia molto basso purtroppo. Siamo delle percentuali attorno al 20%, quando altri paesi come la Gran Bretagna i tassi di penetrazione raggiungono il 50%. Questo è un tema cruciale. Io credo che gli italiani debbano cominciare a pensare a delle soluzioni di investimento mirate, orientate proprio per integrare quello che sarà la loro pensione pubblica quando andranno in pensione. Ma l'industria del risparmio gestito, quindi sul lato dell'offerta, può fare qualcosa per agevolare questa domanda, secondo lei? Ci sono delle mosse che ritenete opportuno debbano essere fatte? L'industria può fare due cose. Intanto iniziative come quella del Salone del Risparmio vanno proprio in quella direzione. Esistono degli strumenti come possono essere i programmi di accumulo che sono sempre stati messi a disposizione del pubblico, del risparmiatore, e forse a volte poco utilizzati. In ambito Assogestioni, quindi l'associazione di categoria dell'industria del risparmio gestito in Italia, si sta muovendo per cercare di ottenere degli incentivi anche fiscali al risparmio di lungo termine. E credo che l'industria nel suo complesso abbia sempre cercato di investire in azioni, in obbligazioni, con una logica di medio-lungo termine. Quindi se ci fosse una sorta di longevity più ampia, quindi se il cliente finale mantenesse il suo investimento per un periodo più lungo, alla fine ne otterrebbe dei reali benefici. Speriamo questo sia un messaggio che veramente passi. Così come è chiaro che nel 2012 siamo ormai in un contesto di volatilità che si è estesa a 360 gradi, non più confinata al comparto delle azioni, ma estesasi anche a quello delle obbligazioni, quello delle obbligazioni sovrane. È chiaro che in questo senso anche il concetto di rischio, di bilanciamento del rischio nelle strategie di gestione delle asset è cambiata. A vostro modo di vedere, come e come cambierà nel futuro? Cambierà molto, gli ingredienti sono sempre gli stessi, sono le azioni e le obbligazioni, come vengono cucinati, come vengono mischiati questi ingredienti, esatto, che fa la differenza.
è di tutta evidenza che nell'ultimo periodo, nel corso degli ultimi anni, proprio a seguito di questa forte volatilità sui mercati, di questa grande incertezza, i risparmiatori si sono sempre più affidati a strumenti di investimento che fossero sufficientemente flessibili, di fatto delegando al gestore il compito di mixare questi ingredienti al fine di generare un portafoglio che avesse un profilo di rischio-rendimento adeguato e maggiormente adatto alle esigenze di ogni singolo risparmiatore. Noi in Schroders abbiamo sviluppato delle soluzioni molto flessibili, multi-asset, che quindi possono spaziare nella loro gamma di investimento dalle azioni alle obbligazioni, all'interno delle obbligazioni, da quelle corporate, agli high yield, ai titoli obbligazionari, con un concetto di risk premium approach, quindi proprio tenendo conto di quello che può essere il rischio associato ad ogni asset class, per cercare di superare quelli che possono essere i problemi di correlazione fra le diverse asset class. In una prospettiva quasi di bond picking, non più di stock picking relegata solo al settore azionario, cioè la scelta anche in virtù del profilo di rischio e di rendimento di una classe, di un asset class diversa, come per esempio quello dei bond sovrani. Assolutamente sì, è una scelta di stock picking all'interno delle azioni per stile di investimento, per paese geografico e all'interno dell'area bond per settore, quindi la scelta di andare sulle obbligazioni governative piuttosto che le obbligazioni corporate, investment grade o high yield, e anche qui con una ripartizione settoriale proprio a seconda di dove stanno le opportunità. E dove stanno queste opportunità? Facciamo una breve incursione anche nella stringente attualità di mercato, perché il primo trimestre, che sembrava aver fatto tornare un po' di serenità sui mercati, è stato poi messo in discussione da una volatilità alle stelle e poi da performance negative e sul comparto azionario e su quello dei titoli di Stato. Come vedete voi la situazione e dove possono essere trovate queste opportunità nell'arco di qualche trimestre, diciamo? Ecco, distinguerei tra il breve periodo e il medio-lungo periodo. Nel breve periodo, nella componente azionaria, in questo momento noi privilegiamo i mercati geografici più difensivi come quello americano. In una logica di medio-lungo termine riteniamo che i paesi emergenti siano ancora una volta i paesi che guideranno la ripresa economica. Sul comparto delle obbligazioni lo scenario, se vogliamo, è un po' più diversificato. Il titolo obbligazionario non è più il safe haven che si riteneva potesse essere fino a poco tempo fa. In questo momento le maggiori opportunità riteniamo che possono essere ancora sulla componente corporate, sia investment grade sia yield, con una toccata anche sui paesi emergenti. Ci sono dei settori privilegiati rispetto ad altri oppure effettivamente dobbiamo andare a sceglierli uno per uno? Credo che bisogna sceglierne uno per uno e la cosa migliore da fare probabilmente è affidarsi a un gestore che abbia il compito proprio di andare a selezionare quali sono i settori che di volta in volta si presentano essere più interessanti. Tutto questo appunto al Salone del Risparmio se ne parlerà, ne parleremo con i nostri esperti, 6 collegamenti in diretta al giorno e poi vi ricordo che potrete seguire anche tutti i contributi dal Salone del Risparmio sul sito www.milanofinanza.it nella sezione proprio dedicata al Salone del Risparmio. Per tornare da dove siamo partiti, Tenani, quindi dai messaggi che è opportuno che verranno lanciati al Salone del Risparmio. È anche un momento importante non solo per l'incontro con la clientela, ma anche per diciamo, un incontro istituzionale, anche con le istituzioni. Cos'è opportuno ancora una volta che si faccia per lenire un po' questo momento di difficoltà anche da parte dei piccoli risparmiatori? Insomma, che cos'è che si può fare per fare in modo che l'industria del risparmio gestito, che viene da tanti trimestri di raccolta netta negativa, possa in qualche modo rimettersi in carreggiata? Farei alcuni distinguo perché la raccolta netta negativa dell'industria nel suo complesso, come dicevo prima, poi va un po' analizzata nel suo dettaglio. Molti operatori esteri nel corso del 2011 hanno incrementato la loro quota di mercato. Chi ha sofferto di più sono probabilmente gli asset manager, come dire, più legati a una rete di distribuzione di tipo bancario tradizionale, mentre le reti di promozione finanziaria si sono distinte positivamente. Io credo che nell'industria del risparmio gestito c'è sempre stato il concetto di benchmark oriented, cioè la costruzione di prodotti
che avessero un po' l'obiettivo di battere il proprio benchmark di riferimento. Se per alcuni clienti questo ha rappresentato sicuramente una soluzione, per molti altri risparmiatori non ha rappresentato una soluzione. Alla fine il risparmiatore quello che cerca è un rendimento dal proprio investimento, a prescindere da dove il gestore vada ad investire. Ecco, l'industria quindi si è mossa nel costruire soluzioni veramente flessibili, non più legate a un benchmark, ma con la possibilità di spaziare tra asset class, tra aree geografiche, legando quello che era l'esigenza del cliente a un profilo di rischio rendimento. Qui troviamo soluzioni sia nell'ambito multi-asset, dove quindi il gestore può utilizzare veramente componenti azionarie e componenti obbligazionari, piuttosto che esclusivamente nel mondo obbligazionario o addirittura esclusivamente nel mondo azionario, quindi si possono fare anche delle specializzazioni un po' più mirate. Venendo incontro alle peculiari esigenze del cliente, ci spiegava invece che un benchmark di riferimento forse più generico. Assolutamente. Allora, grazie a Luca Tenani, responsabile distribuzione di Schroders Italia, grazie per essere stato con noi, la rivedremo al Salone del Risparmio. Certamente. Con tutta probabilità, e dunque appuntamento anche a lei, non solo ai nostri telespettatori, per questi 3 giorni, 18, 19 e 20 aprile, a Milano, Università Bocconi. Il terzo giorno, lo ricordiamo, poi è anche aperto a tutti, insomma, soprattutto i giovani, è auspicabile che possano venire a fare un giro tra le varie proposte dei varie società di gestione. È un invito che anch'io faccio a tutti i telespettatori, di venire al Salone del Risparmio, sarà un momento di confronto con tutti gli operatori. Grazie allora ancora a Luca Tenani, grazie a voi per averci seguito, adesso spazio a tutti gli altri approfondimenti e aggiornamenti da parte di Classe NBC, arrivederci. Arrivederci.